ringraziamenti. A proposito del parroco, di solito ha ragione, si fa al padrone di casa. Quindi a Gesù. Nel nostro caso, bravissimo, è preveggente. Nel nostro caso il padrone effettivo di casa abita qualche piano più in alto, quindi non lo possiamo ringraziare direttamente. Approfittiamo però per ringraziare il locatario, perché Don Pasqualino, come al solito, ci è vicino e ci dà sempre una mano. Naturalmente un grazie importante va anche a voi che siete venuti qui. Sant'Ilario non è un posto di passaggio. Per venire qui ci siete venuti apposta, quindi veramente grazie da parte nostra. Un grazie va al sindaco, che ogni qualvolta viene sollecitato, con la sua presenza e con le sue parole è sempre qui con noi. Un grazie sentito veramente al Presidente del Consiglio regionale. Per noi è un onore veramente, Presidente, averla qui. E ci dà anche un poco di coraggio a spingerci qualche volta a venirla a trovare per i problemi di Sant'Ilario, questo Sant'Ilario a Potenza. Il fatto che lei è qui ci dà proprio questa piccolissima autorizzazione. Un grazie sentito, da ultimo sicuramente, all'autore del testo, al professor Bartolini, che si è mosso da Roma ed è venuto qui a Sant'Ilario. Diceva Don Traiella: in Cristo si è fermata eboli, in partibus infidelium, quasi che noi qui fossimo veramente alla fine del mondo. Ma effettivamente è così, siamo qui. Dario, Cristo si è fermato a eboli, ma veniva da sotto. Sì, interpretazione. Lui Levi era torinese, quindi l'ha vista dal settentrione. Poi diciamo che l'universo non ha centro né periferia, quindi questa è una regola della fisica moderna, l'apprezziamo per quello che è. Io apro una piccola parentesi di antropologia culturale, scusatemi, forse non c'entra niente con la serata, ma l'ospite che abbiamo è importante, gli ospiti che abbiamo sono tutti quanti importanti, ma lui in particolare che viene da Roma ha bisogno di conoscere, io credo che lei, professore, abbia proprio voglia di conoscere un poco della storia, un poco delle lacrime, un poco degli umori che hanno sostanziato questa nostra comunità. Noi siamo qui, siamo questi che siamo, perché nel corso dei secoli lacrime e sangue sono stati versati perché noi potessimo essere qui e potessimo essere quello che siamo. Voglio partire dalle notizie storiche. La nostra è terra di lavoro e di patimenti, è terra di emigranti ancora oggi è terra di emigranti ed è terra di eroi dimenticati. Quanti nostri soldati sono morti o sono stati feriti nelle varie guerre, ma non abbiamo mai una statua equestre che li ricordi. Io vi voglio raccontare un fatterello avvenuto nella grande guerra, nella guerra del 15-18. Un soldato che abitava qui tra Sant'Ilario e Cecci ebbe una vacanza premio, ritornò in congedo a Cecci e trovò la famiglia che stava morendo di fame. I 6 o 7 figli e la moglie erano nella capanna a morire di fame. Prende il coraggio a due mani, diventa disertore, non ritorna più sul Carso, non ritorna più perché vedeva che i figli stavano morendo. Finita la guerra, il tribunale militare a Bari lo chiama e naturalmente il tenente accusatore continua a puntare l'indice contro questo poveraccio e gli dice: disertore, e lui con la testa piena. Innanzitutto non capiva bene tutto quello che si diceva, ma la parola disertore, il fatto che fosse un tizio che aveva paura e si era tirato indietro di fronte al nemico, arrivato a un certo punto, di fronte alla parola nemico, che era una cosa che aveva capito benissimo, si alza. Professore, mi scusi, lo devo dire in dialetto, perché questo è un fatto che è successo in dialetto davanti al tribunale militare di Bari. Ha detto: l'unica mia. E di quello era l'unica vostra, non lo conoscevo. Questi. Incomprensibilissimo. Questi erano i nostri eroi. Questa è la nostra terra, questa è la nostra comunità. Dicevo, uscendo fuori da questa parentesi che può essere anche un po' ridanciana, ma così non è. Le origini storiche di Sant'Ilario risalgono, quello che noi conosciamo, al 1612.
a quando la famiglia Caracciolo vende il tenimento di Avigliano, che è il nostro punto di riferimento qua, vende il tenimento di Avigliano a Idoria. Idoria, con una grande intuizione, decidono di ripopolare questi terreni, non solo Sant'Ilario naturalmente, ma tutti i terreni che appartenevano al territorio di Avigliano, ripopolare questi terreni e dar la possibilità ai tanti contadini e artigiani di Avigliano di popolare questi terreni e renderli ricchi. Il Doria, intelligentissimo con questa idea del 1612, è non lo stesso, che non poteva essere a distanza di 260 anni la stessa persona, ma appartiene alla stessa famiglia quando, alla fine dell'Ottocento, Gianturco, Emanuele Gianturco, nostro conterraneo di Avigliano, riesce a far fare la ferrovia, la Foggia Potenza, che purtroppo è ancora così, più o meno come Gianturco l'aveva fatta fare 150 anni fa. Ebbene, la famiglia Doria mise a disposizione il terreno quando gli ingegneri chiesero loro: vorremmo passare per il territorio di Lago Pesole, per la dorsale di Lago Pesole, e arrivare da Foggia a Potenza. La famiglia Ruffo, il nonno di Paola di Liegi, che avevano i tenimenti qui a San Cataldo, non volle dare i terreni. Il Doria non solo non volle l'affitto, non solo li diede in modo gratuito i terreni alle ferrovie dello Stato, ma disse: tagliatevi tutti gli alberi che volete che vi servono per le traversine. Allora, l'idea intelligente del Doria del 1612 si ripercuote in un'idea intelligentissima del Doria del 1800, e noi siamo diventati probabilmente quello che siamo, che adesso ci stiamo estinguendo, anche perché la ferrovia da noi non ci passa. Dicevo, queste sono le notizie storiche. 1612, Sant'Ilario passa finalmente ad essere un territorio abitato. Ma probabilmente questa non è storia scritta, perché non la troviamo da nessuna parte, ma è un'intuizione di Franco Zaccagnino, e probabilmente lei è qui anche per questa intuizione, perché avrà letto qualche cosa e ha pensato che Sant'Ilario potesse essere il luogo ideale per presentare questo suo bel lavoro. Dicevo, un poco di anni prima invece, anche se storicamente non lo troviamo questo ammenicolo da nessuna parte, un poco di anni prima, e probabilmente intorno all'anno 1000, qui si sono insediati i Templari. Ci sono una serie di cose che ci fanno capire che i Templari, così come storicamente è accertato che sono stati qui nella Basilicata, di sicuro sono stati anche qui da noi. Ma come trovare il perché, il per come di tutto questo, noi non lo sappiamo. Qualche dato ce l'abbiamo, però è così, è fumoso. Di certo, e questo però è in contrasto con la storia che può essere cominciata soltanto nel 1612, ci dà una mano la toponomastica Sant'Ilario. Sant'Ilario, noi qui nel meridione abbiamo San Michele, abbiamo Sant'Antonio, San Nicola, San Vincenzo, San Rocco, ma Sant'Ilario. Ilario di Poitiers, vescovo del 300 d.C., che si trova a passare di qui, dicono, perché doveva andare in Terra Santa. Effettivamente lui ha partecipato ad un concilio nell'attuale Anatolia, ma di sicuro il suo passaggio, la sua partecipazione al concilio in Turchia non poteva essere ricordata a distanza di 1000 anni da qualcuno che ha fondato Sant'Ilario. E invece qui probabilmente il problema dei Templari si attaglia notevolmente. Sant'Ilario era uno dei santi a cui i Templari erano devoti, e non si capisce come potesse arrivare, se non tramite loro, questo nome qui. Un'altra cosa che non è una contraddizione: qui c'è un posto, qui dietro Sant'Ilario, si chiama i Castelli di Sant'Ilario. I Castelli, io non mi invento, per un posto dove ci sono stati contadini, pastori, qualche artigiano, i Castelli, a che cosa si riferisce? E anche questa non è una contraddizione con la storia, ma è un qualche cosa che probabilmente ci può accompagnare. Io questo incipit di natura storica glielo dovevo, perché lei, se è qui, se comincia ad innamorarsi di questi luoghi, probabilmente ci ritornerà. Probabilmente nelle prossime cose che scriverà potrà scrivere anche di qualche cosa che ha trovato. E veniamo invece al libro.
Io del libro del professore non vi racconterò niente, perché naturalmente non è giusto farvi un riassunto, perché ve lo dovete leggere, e non è giusto nemmeno togliere la parola a lui e anticiparlo in qualche cosa che lui stesso vi dirà. Quindi non vi dirò niente del suo libro. È un giallo e va gustato da ognuno di voi con quel gusto per la lettura che ognuno si porta appresso, dovuto alla sua cultura, alle sue condizioni di istruzione, al suo sentimento, all'umore semmai. Ma pongo, e così iniziamo la serata, eh? Voi vi siete scocciati di sentirmi, iniziamo la serata. Le pongo una prima domanda, che è forse la domanda di tutti quanti noi. Per quale motivo ha scelto Sant'Ilario per presentare questo libro? Visto che nel mese di settembre il suo libro è stato presentato a Roma anche dall'ex direttore del TG2, dalla Volpe, Sant'Ilario potrebbe essere effettivamente l'ultima comunità sperduta della Lucania a cui pensare per la presentazione di questo libro. Mi dica, anzi, ci dica, perché ha pensato a Sant'Ilario? Questa è la domanda più difficile e più ampia, cioè più difficile nel senso che richiede una risposta molto articolata. È semplice nel momento in cui io ho avuto veramente la fortuna di conoscere il maestro Franco Zaccagnino tramite un'amica comune che è qui presente e che è Filomena Pacello, che ha fatto veramente da tramite e ha avuto questa straordinaria idea. Io mi sono innamorato sin da subito e appassionato alle vicende di questo territorio, alla ricerca storica di Franco e nel contempo alla sua arte unica, veramente, che non ha un corrispettivo, non ha un qualcosa di paragonabile. Nel corso della nostra presentazione spero di aver modo di segnalare tutti gli aspetti che magicamente legano il percorso, l'itinerario che io ho compiuto nella composizione del mio romanzo alle ricerche storiche su questo territorio così misterioso e ricco, condotte appunto dal maestro, e anche cercando di rilevare un filo conduttore che è ben evidente con la sua arte, ma umilmente dico, semplicemente mettendo in evidenza quell'aspetto emozionale che delle volte viene sottovalutato anche e soprattutto in un ambito come quello della composizione letteraria, che sembra un'operazione raziocinante che in realtà non lo è. Io diciamo, avrò modo sicuramente di rispondere a dovere e ampliare questo discorso. Vorrei che, come diciamo, è doveroso, bisogna dare la parola a quegli ospiti istituzionali che così diciamo, con molta generosità e anche sensibilità hanno avuto modo di essere qui in questo momento. Voglio solo dire due cose. Io ho portato con me, certo, copie del mio libro, ma qui di fronte a me invece ho semplicemente l'opera di Franco Zaccagnino parlerò forse un po' di più di quello che c'è qui legandomi al mio romanzo, non me ne vorrai, piuttosto che poi tutto quello che volete sapere, ma ci sono degli aspetti che veramente appassionanti e che hanno un legame molto stretto. E poi volevo dire, sì, dicevi, io ti do del tuo e vorrei anche possibilmente... L'abbiamo già fatto sì, prima, della... sì, sì, però appunto. Adesso facciamo finta. Di... No, rimaniamo così molto cordiali e trasparenti. E,
devo dire che proprio per questo è vero che può sembrare questo luogo particolare rispetto al resto dell'Italia e quant'altro per collocazione geografica, ma se ha un qualcosa di unico è la grande ospitalità che io e i miei accompagnatori abbiamo trovato qui, l'accoglienza così calorosa, commovente. Grazie. Prima di addentrarci ancora con altre domande, con altri quesiti, a proposito, tutte le cose che vorrete chiedere, togliete a me la parola, io il mio l'ho già dato, ma d'ora in avanti facciamo una cosa, facciamo intervenire innanzitutto le autorità che ci hanno onorati della loro presenza e poi vediamo un poco di essere più pressanti con le domande sul libro del professore e anche su altre cose che vorremmo o potreste chiedere a lui. Passo la parola al sindaco di Atella. Buonasera, grazie per essere qui in tanti questa sera ed è un, come si accennava prima, un bel segno di una piccola comunità che vuole esserci, che vuole dire la sua, vuole essere presente e che rende onore al comitato permanente Pro San Pilario e agli organizzatori che si danno veramente tanto da fare, un gruppo di lavoro molto attivo, molto presente e quindi porta sul territorio una serie di occasioni interessanti come questa sera senz'altro, molto molto interessante. Saluto l'importante tavolo e stimolante tavolo, il dottor Buchicchio, l'autore del libro, il presidente del Consiglio della nostra regione, che ringrazio per la costante presenza sul nostro territorio. Ne abbiamo tanto bisogno e credo che sia qualcosa di prezioso che ci carica anche di tanta responsabilità. Un saluto all'ospite o all'affittuario, ovviamente, il nostro parroco, sì, un saluto al maestro Franco per tutta la tua grande attività e per la tua importante presenza con un'opera compiuta qui in Sant'Ilario che rende particolarmente vivo e interessante questo borgo. Senz'altro uno degli elementi che collega questo romanzo alla tua opera. Un saluto a tutti quanti voi qui per la presenza. Del libro, del romanzo, dell'occasione di questa sera, ho trovato questo romanzo estremamente intrigante per tutta una serie di implicazioni che si porta dietro, veramente un'opera poderosa da un punto di vista di simbolismo, date, coincidenze, agganci storici, ti fa spaziare su un arco temporale di 2000 anni circa, su un arco spaziale di tutta Europa, inseguendo quella che è l'avventura di questo professore che deve decriptare, decodificare un codice. Qualcosa che vi consiglio di leggere, veramente interessante, è sull'onda di una suggestione, diciamo così. Credo che il collegamento, come diceva giustamente il dottor Buchicchio, sia proprio questa, inseguire i segni che il tempo lascia e che possiamo trovare anche qui nel nostro luogo di San Pilario. Grazie per essere qui, è un piacere averle come ospite. Grazie a lei. Grazie sindaco, adesso la parola al presidente del Consiglio regionale. Io vi ringrazio per l'invito, ringrazio in particolare la Pro Loco e il presidente Lario Buchicchio per avermi dato questa opportunità. Lo dico al professor Bartolini, benvenuto, ma è un'opportunità, diciamo, anche per me, che mi ha spinto a leggere questo libro. Ci terrò alla fine del mio ragionamento con l'occhio della funzione e del ruolo che è rilevante che ricopro. Il messale, diciamo. Aspetta, lo alzo. Il messale, diciamo,
il messale dà voce, bisognerebbe dire. E se l'emozione non ha voce, il messale invece dà voce. Ah, che il messale è sempre motivo di elevazione. Eh? Quindi siamo proprio... E il sindaco anche per le parole che ha detto, l'amministrazione per il lavoro che quotidianamente fa per queste comunità. Un bellissimo romanzo del 1955, 60 anni, di Carlo Levi, da tutti conosciuto per il Cristo si è fermato a Eboli. Peraltro quest'anno ricorrono 3 anniversari importanti, perché sono gli 80 anni dal Confino, 70 anni da Cristo si è fermato a Eboli e 40 anni dalla sua morte. E c'è un altro anniversario che è il 60° anniversario appunto di un altro suo bellissimo testo, Le parole sono pietre, scritto nel 1955. Se dovessimo anche dare una lettura di questo titolo e forzarlo per ciò che a noi è utile oggi, ragionare, discutere, riflettere anche sul libro del professor Bartolini, è che le pietre possono parlare. E dopo aver visto la mostra di Franco, le parole sono pietre e possono essere amplificate dall'arte del suono di una canna. Cioè la possibilità che le pietre possono esprimersi, raccontare una storia, e che possono essere amplificate dal suono di una canna. E questo suono è un suono che si tramanda, si trascina per generazioni e dà in realtà a noi la sensazione che il continuum nel quale stiamo, viviamo, senza soluzione di continuità, non può prescindere dalla identità e dalle radici. Credo gennaio 2015, è morta una delle attrici più belle, più brave, diciamo, Anita Ekberg, e La dolce vita di Fellini. E nel giorno della sua morte ho avuto la curiosità di rivedere un bellissimo film di Paolo Sorrentino, premio Oscar, La grande bellezza. Questo è un film molto particolare, perché è un film la cui forza, il cui significato vive nei dialoghi. È uno dei dialoghi più rilevanti, è quello del protagonista Jeff Gambardella, interpretato da Tony Servillo, e questa suora in odore di santità. Molti hanno pensato che fosse Madre Teresa di Calcutta, probabilmente lo era, perché a un certo punto in questo dialogo, professore, la suora chiede a Jeff Gambardella, dice: ma come mai non scrivi più libri? È l'ultimo libro che hai scritto, quando eri giovane, non riesci più a produrre libri belli come quello della tua gioventù. E Jeff Gambardella risponde alla suora, dice: sì, è vero, cercavo la grande bellezza ma non l'ho trovata. A un certo punto la suora in questo dialogo dice: ma lei sa perché io mangio le radici? Jeff Gambardella risponde: no. E la suora dice: le radici sono importanti. A quel punto Jeff Gambardella ritorna nella isola della grande, diciamo, nell'isola nella quale aveva scritto in gioventù questo libro, e ritrova la grande bellezza, le radici, la grande bellezza. Cosa c'entra, diciamo, tutto questo ragionamento che ha voluto dare anche un'atmosfera, spero anche un'emozione, alle ragioni di un viaggio che dentro questo libro, ed è credo opportuna la presenza del professore, non solo ovviamente per la presentazione del libro, ma anche perché noi abbiamo bisogno in questa ricostruzione storica di narrare una Basilicata che è terra ed è stata terra per millenni di transiti, di arrivi, di approdi, di attraversamenti.
Io lo dico spesso, Matera, diciamo, sarà la nuova Eboli, perché noi nel corso di questi anni, parlo anche all'antropologo, nel corso di questi anni, anche per effetto, non tanto della fotografia che Carlo Levi ha fatto, diciamo, di Aliano, della Basilicata, un piemontese del sud, come è stato definito, e il peso e il carico di De Martino, le fotografie che hanno costruito questa immagine rugosa, alcune volte triste, ripiegata di questa Basilicata, noi abbiamo invece l'esigenza e la necessità non di rifiutare quella fotografia, ma di costruirne una diversa, perché diversa è stata la stratificazione delle civiltà e delle storie che hanno attraversato questa regione. Sant'Ilario è un esempio, la ricerca, la parte relativa alla ricerca archeologica di Franco Zaccagnino, le parole sono pietre, è l'esempio di come la stratificazione di questo territorio di grandi civiltà abbia determinato nella storia dei popoli la ricchezza di una trasformazione quasi unica nel mondo. Il 5, 6, 7 a Parigi sarà un grande convegno internazionale a cui sono stato invitato e parteciperò per rappresentare la Basilicata, in cui si discute a Parigi, alla Sorbonne, una delle maggiori università del mondo, si discuterà della grande archeologia della grande Lucania. A proposito di macroregioni, verrebbe da fare una battuta, ma tralascio. Per dire che c'è un occhio del mondo su di noi, del mondo accademico, degli studiosi, e in questi attraversamenti, in realtà, anche i templari rappresentano punti e snodi molto complessi, articolati, della vicenda, diciamo, del mondo, dell'Europa, del nostro paese, di questo territorio. Il viaggio che io ho letto in questo romanzo, Ilario ha detto un giallo, un romanzo, adesso genere letterario, mi porta, diciamo, ad essere un attimino confuso, però io sto, diciamo, e secondo me anche, posso consentirmi, diciamo, per evitare che fosse letto come un libro giallo, perché in realtà questo è un libro che io mi tendo a definire un libro labirinto, nel quale però non ti smarrisci, perché un po' come la Divina Commedia, in realtà il professor Sabbani ti accompagna in questo viaggio, e in questo labirinto, in questo viaggio un po' dantesco, per la capacità dell'autore di incontrare personaggi, fatti della storia, ricostruzioni interessanti e intelligenti dal suo punto di vista, in realtà è la sicurezza del professore che ti accompagna senza che tu in questo labirinto ti senti smarrito. È, diciamo, un po' un Virgilio, se dovessi, diciamo, proprio nell'anniversario della nascita di Dante Alighieri, che ricorre quest'anno, è un po' un Virgilio in realtà che ti accompagna in questo labirinto. Perché è un labirinto? Perché io credo che con grande abilità l'autore riesce a costruire connessioni. In alcune parti, devo dire, anche con qualche elemento di forzatura storicista, ma tuttavia interessante, proprio perché poi nell'ultima parte, essendo appassionato un po' più di storia, dà un punto di osservazione, un punto di lettura su quello che in qualche modo ha rappresentato e rappresenta ancora nel mondo, o rappresentano ancora nel mondo, poteri occulti, poteri che orientano in realtà scelte, anche quando questa consapevolezza noi fino in fondo non l'abbiamo, e a maggior ragione oggi, in un sistema che è molto più fluido, dinamico, impercettibile e impercepibile nei suoi cambiamenti, nei suoi mutamenti determinati dalla grande finanza, che è il vero punto di regolazione del mondo. Questi poteri oscuri, legati anche a logge massoniche, a sistemi complessi, hanno il peso rilevante nell'orientare in qualche modo avvenimenti e accadimenti. La vicenda, e chiudo, del 1978, perché poi il professore
ricostruisce questa cadenza centenaria di avvenimenti, e il riferimento peraltro a via Caetani, che è la via nella quale Moro fu, la scorta fu uccisa e fu rapito nel 1978. La vicenda Moro è una vicenda, perciò dico appassionata di storia, è una ricostruzione molto interessante, molto bella. La vicenda Moro è al centro, al di là di chi, coloro che sono stati i carcerieri e gli autori materiali, ma è al centro di un grande fatto, come viene riportato anche nel testo, internazionale, nella quale il gioco della divisione del mondo, e quindi la guerra fredda, determinava proprio nel nostro paese, che era un paese al centro, un paese nel quale c'era un grande partito e un forte partito comunista, ma era nel patto atlantico, proprio in quel passaggio della storia, del compromesso storico che determinò fasi complesse nella vita del nostro paese, l'rapimento e l'uccisione di Aldo Moro cambiano, in realtà contribuiscono a cambiare e mutare non quell'orientamento, ma poi il corso della storia, come tutti noi sappiamo, e come molti anche storici e chi vive anche la politica conosce e magari si appassiona. Ecco, è un libro molto interessante, molto particolare, non è uno spot, diciamo, rituale e retorico, ma io penso che qui dentro ci sono molti interrogativi. Non so se la pretesa del professor Bartolini è quella di offrire risposte. Certamente continua dopo questo libro la possibilità della ricerca e soprattutto dello stimolo a tutti noi di provare ad approfondire vicende e questioni che riguardano e hanno riguardato la storia non solo del nostro paese, ma dell'Europa e del mondo. Grazie. Grazie Presidente. Adesso il Presidente della Regione ci lascia perché ha un altro impegno. Consiglio regionale. Ecco, ci lascia per un altro impegno. Però prima di lasciarci... Ognuno il suo. Il professore deve omaggiare il Presidente e il Sindaco di un regalo. Sì, ancora prima di fare ciò è doveroso da parte mia... che in realtà sono stupefatto da questi due interventi, dire due parole, perché non è consuetudine e per me è qualcosa di, come dire, una sorpresa effettivamente, sentire due esponenti che per ruolo istituzionale rappresentano come dire, la politica nella sua accezione ovviamente più elevata, uscire fuori da quel normale canale di comunicazione che si chiama politichese. Ma in che cosa consiste? Consiste nel dire, come dire, un discorso, nell'effettuare un discorso di circostanza che è canonico e che non ha nulla di negativo, però è sorprendente veramente, e io sono commosso da questo, sentire due interventi che, appassionati, che entrano nel merito di un aspetto culturale e delle sue implicazioni. E quindi devo dire, io vi ringrazio doppiamente a questo punto, sia per la vostra presenza qui, sia per la partecipazione attiva ad una discussione culturale che non ha nulla da invidiare ai più, diciamo, esperti e titolati cultori della materia. Solo una cosa, a proposito dell'aspetto antropologico e degli studi di De Martino, mi ha colpito questo discorso della stratificazione, perché cosa è successo? Nella stagione dell'Ottocento tutti andavano a cercare i popoli primitivi altrove, preoccupati di ricercare le loro tracce originarie della cultura, prima che subissero la contaminazione con il contatto con altre culture. Quindi
lingua, tradizioni, religione, usi, costumi e quant'altro. Noi arriviamo molto tardi come Italia all'approccio di ricerca antropologica, quindi la stessa rincorsa viene effettuata da personaggi come De Martino che vanno alla ricerca di quelle radici, senza però cogliere probabilmente quell'aspetto che lei invece ha messo in evidenza e che fa parte anche delle ricerche di Franco Zaccagnino, cioè la stratificazione, la sovrapposizione di tanti interventi nel corso della storia che non costituiscono una contaminazione, costituiscono solo, diciamo, una sommatoria di arricchimenti e di trasformazioni. Ecco qual è, diciamo, però il peccato originale dell'antropologia, soprattutto in senso italiano. Ecco, questo aspetto, prima di che finisca quell'era della verginità del gruppo etnico, andare a scoprirne tutti i lati, in realtà non comprendendo che anche lì c'è tutto un sistema di sovrapposizioni. Ecco, mi appresto a effettuare i miei omaggi. Grazie. Io chiedo scusa, ma deve essere a San Fele alle 6:30, questa è la ragione della... Allora, comincio con il sindaco. E questo, ovviamente, io mi sono affidato ad un amico collezionista, che Alberto Sulpizzi, che vive nel nostro territorio, e ho affidato a lui il compito, su mia indicazione ovviamente, di recuperare un qualcosa che potesse essere interessante. In questo caso noi abbiamo una stampa originale del Nikulin, che è un artista russo e quindi risale agli anni 40, e che è l'inventore di questa tecnica per cui tutte le città sono rappresentate con i simboli più caratteristici del luogo. Poi anche noi abbiamo studiato sui libri di geografia oppure sugli atlanti particolari questo tipo, ma l'inventore è il Nikulin, e questa è una stampa originale. La regalo a lei perché è ben evidente anche il comune di Atella. La figura dell'uomo, il comune di Atella. Ecco, al presidente invece voglio fare omaggio appunto di questa cartina della Basilicata, che è una copia colorata a mano presso le famose botteghe di Ponte Vecchio a Firenze, su una stampa del XVI secolo dell'artista Bleu olandese. È molto particolare, è un pezzo che, pur ovviamente essendo una copia, perché l'originale è un prezzo ovviamente stratosferico, ha un valore che poi anche da collezione, quindi è importante, perché poi comunque sono limitate e sono colorate a mano. Grazie. Prego. No, stavo cercando di vedere se nel Golfo di Taranto c'erano le trivelle, ma diciamo, proveremo a scongiurarle, diciamo. Grazie. No, grazie a lei. Grazie. Chiedo scusa di nuovo. Arrivederci. Proviamo a ritrovare la concentrazione. Proviamocela. Allora,
ci riallacciamo a quella domanda originaria che mi era stata posta, cioè perché qui, come nasce questo legame? Io ripeto, ho qui con me il libro di Franco Zaccagnino, poi darò anche tutte le indicazioni sul mio libro, però voglio partire proprio da questo testo, perché ci sono tre aspetti che legano questo tipo di ricerca, ma anche la tua di presenza. Anzi, approfitto per ringraziare la vostra istituzione, che tanto si dà da fare per promuovere, come dire, la rivalutazione di questo borgo straordinario. E quindi la Prologo Sant'Ilario ha un ruolo estremamente importante anche. Non potevo interrompere il presidente, ma il presidente della Prologo non sono io. Ah, sì, 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 no, dico io. Sì. No, adesso a te l'ho potuto fare. Sì, sì, sì. E lui il presidente. Perfetto, no, io ringraziavo l'istituzione attraverso la tua persona, quindi tu la rappresenti in questo momento. E, è chiaro che diciamo, agisce attraverso la collaborazione di tutti, credo, i cittadini che hanno. Ovviamente tutti a cuore questo straordinario lembo d'Italia. Io ho notato, leggendo il libro del maestro, che ci sono delle straordinarie coincidenze con i luoghi che noi abitiamo, veramente sorprendenti. En passant, così citerò alcuni elementi. C'è, è stato detto, un legame forte con la presenza nel mio libro della vicenda drammatica, avventurosa, affascinante e misteriosa dei Templari, una sorta di parabola che ne ha visto un'ascesa così sorprendente e fulminea e una caduta improvvisa altrettanto non decifrabile dal punto di vista storico. Ma il cuore centrale del discorso riguarda la magia della ricerca, che accomuna l'aspetto delle vicende del professor Sabbani, che è il protagonista di questo mio romanzo, e gli stessi eventi che sono capitati a Franco Zaccagnino. Io sono solito essere conciso perché cerco la densità più che la prolissità. Mi sforzerò di esserlo altrettanto in questa occasione. Allora, cominciamo da un aspetto che così magari può risultare interessante, dalle affinità che vi sono tra questo territorio e il nostro. E una, al di là di quello che compare nel libro, me l'hai offerta poc'anzi, parlando della linea ferroviaria. Voi vi lamentate che non passa da queste zone, noi effettivamente ci lamentiamo del contrario, ma comunque, al di là di questo, io, come dire, è vero, svolgo l'attività di scrittore, anche mi occupo di un ente di formazione, però sono fondamentalmente un docente di scuola superiore. E quando domando ai miei alunni, dico, ma secondo voi un treno da Nettuno a Roma, agli inizi del Novecento, perché noi siamo a Nettuno, sono 60 chilometri, quanto impiegava? Teniamo conto che oggi, al di là di quello che poi si vede negli orari, impiega 1 ora e 20, se tutto va bene. E allora si cimentano in questo tentativo di effettuare supposizioni e mi dicono 2 ore, 3 ore, 4 ore e mezza, 50 minuti. Cioè nel Novecento impiegava 50 minuti, adesso ne impiega 1 ora e 20. Mi sembra che è un po' la stessa situazione che mi prospettavi prima. Quindi, ma sono tanti fattori, sono cambiate tante situazioni, non dipende. Ma ci sono delle
ricorrenze molto, molto importanti. Allora, a cominciare dai documenti che noi abbiamo a disposizione, perché delle volte noi troviamo delle testimonianze proprio a causa di contenziosi che nascono, perché nell'ambito del diritto, soprattutto ecclesiastico, vengono riportati con cura rivendicazioni e ragioni dell'una e dell'altra parte, e questi documenti apparentemente insignificanti, o perlomeno che hanno una funzione nel tempo in cui vengono redatti, è assai diversa da quella attuale, in realtà per noi nel futuro hanno un ruolo straordinario, perché ci testimoniano indirettamente delle situazioni con precisazioni molto puntuali che sono tipiche anche del discorso giuridico. Quindi questo passaggio citato nel libro di Zaccagnino mi ha fatto pensare ad un medesimo passaggio che riguarda una vicenda del nostro territorio sui beni di Astura, che è un luogo dove si ricollega anche la triste sorte della casa Sveva, quindi anche un altro elemento di interrelazione. E poi l'altro elemento che è simile, del tutto simile, è quello dei castelli medievali e del fenomeno, del castrum, che leggendo anche i testi storici che riguardano l'ambito laziale e nello specifico il territorio di cui noi facciamo parte, hanno un andamento del tutto simile. Sulle tracce templari su questo territorio, tutto quello, partendo da una situazione, da un punto zero, da un anno zero, grazie alla ricerca di Zaccagnino si è arrivati a delineare un quadro. Io credo che egli porterà avanti ulteriormente queste ricerche e matureranno sviluppi sorprendenti. Mi sento, di fare questa sorta di previsione. Ma veniamo al cuore, al fulcro centrale che lega un po' il discorso e che io oggi anche ho avuto modo di assaporare, avendo l'occasione e l'opportunità di visitare la casa museo. C'è una sorta di magia che lega il territorio, che lega una passione, che lega le persone, l'arte, l'autore. Noi purtroppo siamo scivolati troppo su un piano razionalistico che ci impedisce di sentire le vibrazioni, le pulsazioni. Questo è un territorio che ha una magia forte, e lo dico senza implicazioni di natura particolarmente esoterica, che certamente qui nel rispetto più totale del luogo sacro in cui siamo, non è questo che io voglio segnalare, anzi tutt'altro, è quella sorta di componente spirituale, ecco perché io penso che giustamente, come la mia amica Filomena Pacello rilevava, non c'è luogo più idoneo per parlare di questo, perché la spiritualità che emerge dal contatto fra la terra di appartenenza, la creazione artistica, dei fatti che ti accadono e che, di cui rimani stupefatto, e non sai darti una spiegazione razionale, vuol dire che c'è un qualcosa che va oltre, che ci lega col mondo esterno e che noi non siamo in grado di cogliere fino in fondo.
però dobbiamo sviluppare questo senso di contatto. Ecco perché l'arte del maestro ha un senso forte collocato in questo territorio, nell'ambito del territoriale dove si è sviluppato e dove si è sviluppato e dove si è materializzato. Così a me sono capitate nel momento della stesura di questo libro delle cose veramente inquietanti. Ne voglio citare due, così, ma molto velocemente. Io mi sono documentato molto per leggere, per diciamo la stesura di questo, di quest'opera, perché volevo mantenere un forte rigore scientifico. Infatti non ho letto romanzi, ma solo saggi. E questo libro si è costruito piano piano. Poi, ad un certo momento, è come se avesse preso quasi il sopravvento e fosse il libro a indirizzare me e non io a scrivere ulteriormente. Un po' quello che io poi vado leggendo anche nell'aspetto biografico del maestro Zaccagnino, quando dice: il maestro possiede la canna e la canna possiede il maestro. Oppure quando leggo: le sue opere sono ormai strutture in movimento, autonome. Non è il nostro artista a pensare di cercare una certa opera, ma l'opera ad uscire violentemente dalla sua anima per un disperato bisogno di affermarsi. Così personaggi e situazioni del mio romanzo si sono materializzate improvvisamente, per cui dei personaggi storici di cui io avevo citato delle vicende in un contesto territoriale del tutto diverso, poi ho scoperto che si conoscevano e si erano frequentati in luoghi molto lontani, in particolare nella Roma del Seicento, dove convergono personaggi come la regina Cristina di Svezia, Athanaus Kirchner, quindi ci sono tanti papi cercavo un testo molto particolare sulla Roma segreta. Ne avevo trovato di vari e, recandomi nella libreria più comoda, che è contemporaneamente più fornita, che si trova alla stazione Termini di Roma, sono andato appunto con l'obiettivo di... Nel frattempo avevo una lista di tanti altri testi che mi servivano. Vado dal, diciamo, responsabile e mi dice: no, noi questo testo non ce l'abbiamo. Però recandomi sullo scaffale trovo, non in posizione canonica, ma semplicemente uno sopra l'altro, tre testi, tutti e tre che facevano parte in quel momento della mia ricerca. Ora, che probabilità io avevo di trovare quei tre testi uno sopra l'altro? Ma poi soprattutto l'occhio mi va su questo libro che io effettivamente andavo cercando. L'ho preso e sono andato alla cassa. Dice: no, ma non è possibile che lei l'ha preso qui, perché noi non ce l'abbiamo. Dico: allora, che si è materializzato? Io lo voglio pagare, non è che me lo sono portato da casa. Per dire cose strane. Ma l'altra cosa molto più inquietante è stata questa. Io avevo letto di una leggenda che riguardava Piazza Navona, anzi due leggende. Una donna molto influente del Seicento, capace persino di pilotare o quantomeno di indirizzare l'elezione dei papi, tanto era veramente importante. C'è questa leggenda che pare che si sentisse l'eco della carrozza dei suoi cavalli neri a Piazza Navona. Comunque io metto questa informazione da parte. Il protagonista segue un ordine cronologico perché il testo è inframmezzato di date. Allora, lo scrupolo cosa mi ha portato a fare? È
il 7 gennaio, allora del praticamente dell'anno successivo in cui è ambientato l'inizio del romanzo. Dico, siccome attraverso il Tevere mi sono incuriosito, ho detto non sia mai c'è una piena del Tevere, lo devo annotare perché magari lui attraversando il ponte osserva che il Tevere. E siccome questa poi c'è un'altra leggenda legata alla luna piena, ho detto fammi vedere che tipo di fase lunare c'è, questo per indicare lo scrupolo con cui io mi documento. In ogni caso, dico va bene, è rimasto lì questo aspetto della carrozza trainata da cavalli. Vado a leggere un altro libro e cosa discopro? Che questo evento di questa leggenda si manifesta il 7 gennaio di ogni anno in corrispondenza con la morte di questo Papa. Ora, che probabilità statistiche io avevo di concepire quella passeggiata nello stesso momento in cui si manifestava quella leggenda? 1 su 365, comunque un'altissima percentuale. Allora, ecco la magia. Io fortunatamente ero seduto in quel momento perché sennò sarei rimasto veramente di stucco. Questi aspetti ci devono far riflettere, a me hanno fatto molto riflettere. Io non esco da una dimensione razionale nell'affrontare gli eventi, però rimango anche molto perplesso rispetto a tutta una serie di coincidenze di cui parlavamo anche con Franco e che fanno parte della nostra vita e che noi dobbiamo stare attenti a cogliere perché hanno un aspetto significativo. Io sono strabiliato e nello stesso tempo sono anche contento del fatto che tu sei venuto qui a presentare il tuo libro ed è tutta la serata che parli di Franco. Sono veramente contento. No, siccome non ti abbiamo pagato per farlo, è una cosa bellissima. Vai, prendi il mio. Volevo chiederti una cosa. Io ho trovato nel tuo libro, in modo per niente celato, un fil rouge che è un fil rouge pessimistico. Ti continui a domandare, man mano che si svolgono i fatti, per quale motivo, nonostante lo scorrere del tempo, la storia, e in questo la storia non contraddice quello che diceva Hobbes nel 1600, homo homini lupus. Perché continui tu ad analizzare in questo modo la storia e la vedi sempre in modo più pericoloso? Le sette, i poteri occulti. C'è una speranza? C'è un qualche cosa? C'è un lumicino alla fine del tunnel? Tu ovviamente non mi conosci, quindi sei giustificato, ma io sono una persona profondamente ottimista, proprio visceralmente ottimista, anche di fronte alle evidenze rimango ottimista. Non è una prospettiva pessimistica, è solo l'acquisire la consapevolezza che spesso e volentieri noi maturiamo l'illusione di gestire le situazioni quando invece non le abbiamo in mano. Un po' un discorso socratico, no? Il saggio è colui che sa di non sapere e comunque è più saggio degli altri. Essere consapevoli che molti fenomeni ci sfuggono di mano, perlomeno non siamo noi gli interpreti e gli attori, non è una dimensione pessimistica, è una dimensione invece che ti dà quella consapevolezza che ti aiuta a vivere meglio e a comprendere il mondo circostante. Illudersi, come dice Leopardi, è una dimensione che spetta all'uomo primitivo fino a quello della classicità, è un regalo che la natura gli fa, ma finisce per relegarlo in una dimensione al di fuori della comprensione del mondo. Non è che tale libro ha la presunzione di addentrarsi a comprendere i fenomeni, tant'è che si diceva poc'anzi, non ci sono soluzioni, più che risposte ci sono domande, ma farsi delle domande è il punto di partenza per poi tentare di darsi delle risposte. La dimensione è di quelle che
che tengono conto anche di un aspetto che noi siamo abituati purtroppo ad una storia che ci viene insegnata a scuola. Io sono un docente, quindi recito il mea culpa in questo caso, come una successione evenemenziale di eventi, per cui il fatto A segue il fatto B nella data X con il personaggio Y, tutta una serie così di mnemoniche ricostruzioni, ma che non si addentrano poi in tanti aspetti che sono rimasti segreti della storia volutamente, anche e soprattutto per quanto concerne l'aspetto più recente, perché noi paradossalmente sappiamo di più di quanto è avvenuto nelle battaglie condotte da Giulio Cesare piuttosto che sul caso Ustica, per fare un esempio tra i tanti dei misteri d'Italia. Quindi non è che la storia recente, grazie alla documentazione filmata, grazie alla vicinanza degli eventi, ci offre spunti capaci di ricostruire quello che realmente è accaduto. Tutt'altro, anzi, non si sa. Poi c'è sempre questo dubbio che aleggia persino nel mio romanzo, cioè la verità giace sepolta per sempre in fondo al mare, oppure, come si suol dire, la verità prima o poi viene a galla. Ma attenzione, quel prima o poi fa la differenza, perché un conto è che una verità emerge nell'immediatezza del fatto e un conto che 30, 40, 50 anni dopo si arriva alla ricostruzione della cosa, che peraltro tende a complicarsi, se non grazie alla pubblicazione poi a distanza di documenti che vengono desecretati. Tuttavia, come ripeto, non c'è una dimensione pessimistica, c'è un tentativo di lucida analisi. Quindi Tito Livio, meglio di Luigi di Eugenio Scalfari. Mi hai preso il diavolo e l'acqua santa, per cui sicuramente. Sicuramente, benissimo. Una piccola digressione, ma non è una digressione, perché stiamo parlando del libro di Sant'Ilario, dei Templari. E quando io parlavo della ferrovia, dell'intervento, il mio era un grido di dolore. Ed era un grido di dolore non perché preoccupato di una ferrovia mai nata, ma di una morte annunciata, quella attuale, quella che si sta verificando. Cioè io non parlo e non voglio parlare a nome mio personale, ma noi come gruppo, come comunità, anche quelli che semmai vengono un poco meno a Sant'Ilario rispetto alla vita che hanno vissuto qui, noi lo stiamo vivendo molto 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 male in questo momento. Questo pericolo dell'estinzione lo stiamo vivendo veramente male. Ecco perché non volevamo una società che ci riempisse di fumi, che ci riempisse di rumori, che ci riempisse di omicidi e di malefatte. Volevamo la nostra società che non rimanesse lì bloccata come gli eschimesi nei loro igloo, nemmeno come quella degli indiani, ma volevamo continuare a vivere qui dove siamo nati. Volevamo che i nostri figli fossero qui insieme a noi. Non a Sant'Ilario nel senso fisico e geografico, ma a portata di mano. Ecco, non questo vivere insieme a tutti i costi, ma essere qui a portata di mano. E questo è quello che ci manca assai, professore. Ed ecco perché io la ringrazio veramente, perché ogni volta che viene qualcuno come lei qui, è come se ci mettesse una decina di litri di benzina in un serbatoio che si sta esaurendo. È come se questa speranza, volta per volta, caso per caso, minuto per minuto, venisse ad essere alimentata, grazie a persone come te. Io penso di ringraziarti veramente a nome di tutti per questi motivi, che sono i motivi veri per cui noi siamo qui questa sera. Perché possiamo anche ritornarci una volta al mese qui, possiamo anche ritornarci una volta ogni 6 mesi. Ma se il cuore batte e batte forte sempre soltanto al pensiero dei posti di questa terra che abbiamo calpestato, allora tutto diventa poesia. E anche qualcuno che viene qui a trovarci, pur essendo di Nettuno, è poesia.
professore, volevo agganciarmi per aspetti forse più di natura storica, magari antropologica, azzardo. Quanto, partendo da discorsi che diciamo noi sentiamo spesso anche sui mezzi di informazione, mass media, quanto la nostra storia può essere una forza, un bagaglio di ricchezza, che quindi le radici di un albero, per similitudini, che ci proietta verso il futuro, quanto può essere ricchezza e quanto può essere poi zavorra? Sono domande difficili, un fuoco di fila ai lati, e quindi... Ma tenderei a dire che la conoscenza della storia non può essere mai zavorra, nel senso che se anche bisogna accettare delle verità scomode, è meglio conoscere delle verità scomode che come dire, ricevere in pasto delle falsità abnormi, perché che tendono un po' a coprire le malefatte, ma che poi, vede Sindaco, io mi avvalgo in questo percorso di una non impostazione ideologica. Questo mi ha giovato molto nel corso degli anni che mi hanno condotto poi alla stesura di questo libro, perché avere dei preconcetti ideologici finisce per dare un'interpretazione a priori sui fatti. Infatti, come dire, non si capisce poi fino in fondo chi sono i buoni e chi sono i cattivi in questo libro, da che parte sta. C'è uno scenario di conflitto, però non si sa dove porterà questo conflitto, e soprattutto se gli interpreti seguono, come dire, una parte positiva e una parte negativa. Certamente quello che sta a cuore al protagonista è scoprire la verità, e questo certo va nella direzione giusta. Finale aperto, come ripeto. Il fatto, come nasce un po', ecco, io questo mi permetto di dirlo, io mi sono appassionato per lungo tempo agli eventi del secondo dopoguerra e ho cominciato a raccogliere materiale giornalistico opportunamente documentato e catalogato e tutta una serie di libri che abbastanza rari e introvabili persino. Dopodiché, procedendo nell'interpretazione non preconcetta, ripeto, ma nel tentativo di costruire questo puzzle, non additando il singolo responsabile, ma cercando di inquadrarlo in un contesto di dinamiche non solo italiane ma soprattutto internazionali, mi sono addentrato verso un'interpretazione che aveva del romanzesco, o quantomeno non era facilmente comprensibile ai non addetti ai lavori. Allora io ho cambiato la prospettiva, ho detto, anziché fare un saggio storico, scrivo un romanzo dove la storia rientra. Quindi piuttosto che parlare degli eventi del dopoguerra e dare un'interpretazione di carattere romanzato, ho detto, compongo un romanzo dove poi gli eventi rientrano a pieno titolo. Tra le particolarità di questo libro è che ha forte impronta autobiografica, va detto, ci sono dei personaggi reali, cioè l'ex direttore del TG2 Alberto La Volpe è personaggio di questo libro, e si parla di un'intervista che io realmente ho fatto. Si parla di un incontro con il giudice Antonino Caponnetto del protagonista Roberto Sabbani. Ricordo che il giudice Antonino Caponnetto è stato il capo della procura di Palermo quando c'erano Falcone e Borsellino, cioè Caponnetto era il più anziano, mentre loro allora erano agli inizi, quindi era un po' la figura di riferimento. Antonino Caponnetto venne a sapere che io avevo dei materiali
segreti sulla loggia massonica P2. Mi fece contattare, in realtà io avevo solo materiale giornalistico, per la mia sfida è quella del comune italiano che, avendo dei giornali a disposizione, dei libri a disposizione, cerca di orientarsi per la comprensione del mondo che lo circonda. Probabilmente un frainteso l'aveva indotto a credere che io avessi questo materiale. Mi prende contatto con me e mi dà appuntamento ad una sede universitaria vicino al Vaticano. Io mi reco lì, mi presento ovviamente alla scorta super armata che aveva per non destare preoccupazione, e quando dopo un'ora e più arriva il giudice, saliamo in ascensore, io, lui e gli uomini della scorta. Nel mentre stiamo salendo questi quattro piani, io gli consegno e gli spiego il suo materiale giornalistico, lui lo vuole comunque perché ha detto lo ritiene interessante. Tempo 10-15 secondi, loro scendono, io mi ritrovo solo dentro l'ascensore, quindi è stato un incontro così fugace ma intensissimo. Io lo riporto nel libro come se fosse un qualcosa che riguarda l'aspetto romanzesco del protagonista, in realtà l'ho vissuto in prima persona. Per rendere un poco più palpitante e partecipata la serata, e anche per non essere troppo pesante, perché non fate qualche intervento? Prego, signora. Buonasera, professore Bartoli. Io volevo chiedere, cosa che mi incuriosisce molto quando compro i libri, come si arriva alla scelta del titolo, quante volte si lavora sopra, soprattutto la parola tempio, in quest'ordine che invece mi sembra un po' più temporale che di tempio inteso come luogo fisico, anche di culto, e se è vero anche il contrario, cioè il disordine del tempio. Quindi un po' questo mi curiosisce, anche perché non conoscendo il libro, chi lo va a comprare il libro deve essere qualcosa che prende, insomma. Grazie. Infatti questa questione del titolo, io non ho avuto grosse difficoltà a individuare il titolo e poi le spiego la genesi, però sento ogni tanto dire, ma anche da giornalisti che mi chiamano, l'ordine del tempo moderno, che non c'entra niente, non ha di per sé neanche un senso come concetto. Da dove deriva? L'ordine, chiamiamo, il discorso è questo, l'ordine dei Templari, l'ordine dei Cavalieri di Malta. Sono realtà storiche o sono vive e vegete ancora oggi in grado di determinare la realtà degli eventi attuali? Questo significa l'ordine del tempio, che è il simbolo anche come dire, del credo massonico o comunque legato ai segreti in cui uno si addentra, moderno per dire che è tuttora presente e agisce oggi più che mai, non so se sono stato chiaro. Quindi l'ordine riferito agli ordini dei Cavalieri di Malta, l'ordine dei Templari, del tempio come luogo simbolo del potere segreto e occulto, moderno perché agisce oggi più che mai. Maria. Altre domande? Forza. Scusami, a proposito di questo, c'è anche un qualcosa che credo possa essere di grande attualità e che penso incuriosisca tanti e che incuriosisce anche me, semplicemente perché non l'ho mai preso in considerazione, non ho mai avuto occasione, ed è l'ordine universale, Bilderberg. Ecco, cosa ci può dire su questo tema talmente grande da essere universale? Noi come comuni cittadini percepiamo degli andamenti che sono, come dire, andamenti grandi, tendenze sono grandi e sono pesanti, per esempio l'unificazione dei mercati, il rendere la ricchezza praticamente controllabile a livello planetario, il vedere uno Stato intero che viene messo all'angolo da un mercato finanziario, vengono fatti cadere i governi. Quindi di fronte a queste cose, diciamo, planetarie, Bilderberg, cosa ha visto lei da cittadino comune che ha trattato sicuramente il tema perché lo riporta nel suo romanzo? No, volevo sapere se c'era ancora il parroco, perché poi mi ero... È andato via, ma dovrebbe ritornare. Ecco, con la spola, con un paesino qua vicino.
devo confessargli un peccato di gola a questo proposito, quindi va bene, poi spero che mi possa assolvere. No, mi viene in mente questo discorso adesso del terrorismo della carne, no? Perché poi noi siamo il terrorismo dell'informazione. In un mondo globale come quello attuale, basta che un ente, per quanto possa essere più o meno prestigioso, diffonda una notizia a livello planetario e i mercati salgono e scendono e cambiano le abitudini alimentari, in grado anche di determinare. Ora, noi oggi abbiamo avuto lo straordinario piacere di assaporare della carne qui del territorio, che è gustosissimo. Io adesso sono sicuro che fa benissimo, altro che male, ma anche se lo facesse non mi interessa, è troppo buono. Quindi, però ci sono queste dinamiche così. Allora, la domanda è interessante. Certo è che dopo la Seconda Guerra Mondiale, anzi persino durante la Seconda Guerra Mondiale, si attiva tutto un sistema che riguarda i paesi del fronte occidentale in funzione antisovietica. Prima che finisca, l'URSS è alleato con gli Stati Uniti, ma è nemico prima della fine della guerra, tant'è che gli Stati Uniti sganciano le bombe sul Giappone per porre fine anzitempo al conflitto, prima che la longa mano dell'Unione Sovietica si possa estendere persino sul Giappone. È una scelta strategica, perché sennò non si spiega diversamente. E subito dopo la Seconda Guerra Mondiale noi siamo suddivisi in est e in ovest, la cortina di ferro, i popoli occidentali e il terrore che il comunismo si diffonda diciamo nell'Occidente. Chiaro che l'Italia, che aveva un partito comunista molto forte, diventa, come dire, oggetto di attenzione, diciamo così, fra virgolette, più degli altri, senza avere nessun tipo di implicazione né di interpretazione positiva o negativa. Questo è un dato di fatto. Dov'è l'elemento sorprendente che io ho riscontrato e ho cercato fra le righe di mettere nel romanzo? Tutto ciò non è subordinato a un potere economico gigantesco, cioè l'economia non è il fine, ma finisce per essere lo strumento di un potere spirituale. Ecco questo che è un po' il senso della mia interpretazione. Cioè, noi non stiamo parlando di multinazionali, di potentati economici che hanno un fatturato superiore a quello degli stati nazionali e quindi sono in grado sicuramente di determinare le politiche delle singole nazioni, tanto più deboli sono. Qui stiamo parlando di un potere economico internazionale che è funzionale a un progetto di tipo spiritualistico, che possa essere o di riunificazione delle tre grandi religioni monoteistiche oppure di creazione e alimentazione del conflitto, per esempio, fra queste due ipotesi, fra le altre. Comunque un'impronta di questo genere, perlomeno è una chiave di lettura, non vuole essere, come dire, oro colato, per carità, ma è una interpretazione come le altre. Domande? Olimpia Menarchini, perché lei, ed è un caso che mi ha veramente messa in, mi ha incitato, perché è un libro che ho terminato una settimana fa e che mi ha condotto in questo mondo fantastico della pimpaccia, in cui effettivamente, oltre a questa magia nera a cui lei ha fatto riferimento, cioè in realtà, ed è questo che mi ha affascinato molto, l'intelligenza di questa donna che è riuscita a gestire addirittura la nomina di un papa, Innocenzo X, ed è questo che, su cui io mi sono soffermata fortemente, nella figura di questa donna straordinariamente intelligente, e che poi la storia ha mandato questa energia un po' particolare, forse per sminuire la grandissima intelligenza che la caratterizzava. In lei che cosa, non lo so, è curiosita, che cos'è, perché ha fatto riferimento proprio all'Olimpia?
perché mi sono imbattuto più volte, magicamente, misteriosamente, con questa figura, anche se devo ammettere il personaggio centrale del passaggio del capitolo che riguarda la Roma barocca del Seicento, la Roma misteriosa, ha come protagonista la regina Cristina di Svezia, che è un personaggio molto affascinante. Veramente la sua storia è appassionante. Lei ha rinunciato, ha abdicato al regno per seguire come dire, la sua indole, la sua libertà. Peraltro aveva dimostrato grandissime abilità strategiche, capacità diplomatiche, grande interesse. Se noi pensiamo che Cartesio era ospite della sua corte, quindi viene accolta in pompa magna in qualsiasi luogo e la giunga. Fa numerosi viaggi in Italia e come dire, incorona il nostro paese come sua vera patria. Lì stabilisce dei contatti con l'astronomo Cassini e con tanti altri personaggi che si sono dedicati all'alchimia. Anche su questo discorso dell'alchimia bisognerebbe poi fare tutto un genere di approfondimento, che noi siamo abituati a fare una suddivisione: alchimia uguale magia, scienza uguale, come dire, corretta interpretazione del mondo e quant'altro. Invece c'è la scienza, non esisterebbe senza aver visto e conosciuto prima l'alchimia. Questo è un dato di fatto. Comunque le invito a leggerlo, perché lo leggerò finalmente, glielo assicuro. Altro? No. Ah, come? Allora, io sono Donato Lucia di Lagopesole, per chi non mi conosce, no, forse non so. E mi onoro della conoscenza e dell'amicizia di Ilario, di Franco, di Mimmo, di Michele, di Vito Carriere, eccetera. E li considero castellani, anzi Franco lo è, che è nato alla Lagopesole. E lo è proprio, come se ne dice oggi, l'us loci, no? Posso dire, scusa? Già mi interessa. No, si stava mettendo. Ho detto, la cicogna mi ha portato a Lagopesole, però il nebbio mi ha riportato. Io poi non faccio per te, non è Franco. Dobbiamo dirla tutta, perché altrimenti non si capisce. Diciamola tutta, se è una fortuna tua o nostra. Quindi mi onoro dell'amicizia e della conoscenza di questi signori, che io considero castellani, ma allo stesso tempo io mi sento un po' cittadino di Sant'Ilario per qualche malefatto che insieme a loro ho commesso negli anni 80-90. Vorrei fare una domanda, voglio sdrammatizzare un po' per la verità, perché intanto mi congratulo per l'iniziativa, per con Ilario, con Michele, cioè chi ha avuto questa idea di fare questa cosa a Sant'Ilario. Non pensavo che a Sant'Ilario questa sera avrei assistito a questo spettacolo di bellezza, per il contenuto delle cose che sono dette. E mi complimento col professore che ha sottolineato la fuoriuscita dei politici dal politichese alla concretezza delle cose. Allora volevo sdrammatizzare facendo una domanda al professore per rispondere alla preoccupazione di Ilario. Loro sanno che io sono molto preoccupato di Sant'Ilario e sono molto innamorato di Sant'Ilario. Dicevo con Mimmo prima che se avesse vinto i 178 milioni di Superenalotto avrei recuperato tutto Sant'Ilario. Ilario si preoccupava, come fai a spendere? Si spende. Però la domanda è questa: siccome con cadenza si ripete spesso in giro, sulla stampa, televisione, giornale, che in molti luoghi e posti si va alla ricerca del Santo Graal, no? Allora la Valle d'Aosta vanta che è nascosto lì, Acerenza dice che è nascosto lì, Monte Sant'Angelo la stessa cosa, Lagopesole modestamente diciamo che forse sotto la cappella del castello. Pongo la domanda al professore, pur tenendo presente l'appunto, l'ho segnato, che la storia non è zavorra ma la verità storica è sacrosanta,
Ma può essere che questo santo Graal è nascosto qui a Sant'Ilario? E serve questo? Se noi andiamo a scavare in quel muro, forse sotto quella nicchia, troviamo sto calice benedetto e rilanciamo Sant'Ilario, e così riusciamo a ottenere quello di cui Ilario si preoccupa. Voglio solo... Chiudo solo, l'altra sera mi ha telefonato Franco, ha detto chiamo dal castello di Sant'Ilario. Ho detto che vuoi, io sono il Pier De Rivini, il segretario dell'imperatore, sta firmando le costituzioni, non può ascoltare in questo momento un vassallo di Sant'Ilario. Aspetta, sono venuto. Vi ringrazio. Ma certo, questo luogo è molto molto interessante per tanti aspetti e cela sicuramente moltissimi segreti, però io le rispondo con una domanda, se posso. Lei preferirebbe vincere al Super Enalotto o avere in mano l'elisir di lunga giovinezza? Ha un senso questa domanda che io le faccio? Eh? Non mi interessa la lunga giovinezza. Ecco. però, allora, perché noi siamo abituati a interpretare purtroppo oggi in termini molto concreti, materiali, i tesori. Ma un tesoro può essere anche un qualcosa che non è materiale. Una formula segreta, come dire, che viene tramandata e che fa parte di un diciamo un bagaglio antichissimo di conoscenze, tant'è che il mio libro si perde persino nei misteri dell'antico Egitto, parla di Atlantide, parla del contatto con una comunità proveniente diciamo da altri mondi e l'ipotesi di questo genere. Cioè noi non escludiamo nessuna ipotesi, questo santo Graal potrebbe essere qualsiasi cosa di mistico, di legato alla vicenda personale e biografica di Gesù, potrebbe essere legato a qualcosa comunque di materiale e preziosissimo, ma potrebbe, e questo io propendo per questa seconda ipotesi, assumere dei connotati immateriali, cioè un tesoro che non ha i tratti canonici che noi ci attendiamo come società moderna in termini di ricchezza e di materialità. Ci avviamo allora velocemente verso la chiusura. Sul portone d'ingresso della biblioteca di Alessandria d'Egitto c'era scritto: qui si cura l'anima. Noi stasera nel nostro piccolo una pilloletta per curare l'anima nostra ve l'abbiamo data. Adesso il Comitato per Sant'Ilario, per essere superiore a quelli che hanno costruito la biblioteca di Alessandria d'Egitto, vi ha procurato anche un qualche cosa che possa curare il corpo. C'è, è allestito qui nella sede del Comitato un lautissimo buffet. Va bene? Quindi affianco alla cura dell'anima, stasera c'è anche dell'altra. Però prima di chiudere, il professore voleva fare, non dire, altre due cose. Sì. E ovviamente altri due omaggi che mi appresto a prendere. Certo. Naturalmente chi vuole leggere il libro poi pregare di avvicinarsi. Allora, questo è un omaggio ovviamente che io faccio al mio intervistatore, che è stato così cortese
e abile, è un libro sulla storia di Nettuno, quindi nel corrispettivo, diciamo, tradizioni, cultura di Sant'Ilario, ha voluto, come dire, lasciare e portare una testimonianza dei nostri territori. Fra l'altro qui c'è, fra i vari autori ci sono anch'io, che ho curato una parte proprio sul Medioevo della zona di Anzio e Nettuno. Quindi questo, diciamo, è un libro molto iconografico, suddiviso per secoli, scritto a più mani. Grazie a sé. Io naturalmente pensavo soltanto di dare, invece ho ricevuto. Per ultimo, ma non per ultimo in ordine di importanza ovviamente, ma come spesso diciamo ci si riserva nel finale, forse la persona che ha maggior significato in questo tipo di evento, mi consenta, sindaco, per l'aspetto culturale, e chiamerei qui Franco Zaccagnino. A cui faccio questo omaggio, che egli come amante dell'arte apprezzerà. È un costume di una donna, della donna della Basilicata, la cui autrice, Graziana Meschini, ha realizzato tutto ciò negli anni 30 e è stato realizzato con la tecnica pochoir, che poi, di cui l'inventore è il padre Giovanni Meschini. Che cosa si tratta? Si tratta di sovrapporre tutta una serie di lastre, colorarle e poi staccarle una per una. Questo permette di avere un numero di copie tra 20 e 40, ma tutte di colore diverso. Quindi è una tecnica originale ed è un acquerello originale. Quindi donna della Basilicata, costume tipico. Grazie a sé e a tutti quanti voi per essere. Grazie a tutti veramente per la vostra partecipazione. Sono commosso. Grazie.